Oggi 16 settembre, prima campanella per tutti gli studenti italiani per iniziare un nuovo anno scolastico. Nelle Marche sono 207.300 gli studenti per i quali la sveglia è suonata presto stamattina dopo una lunga pausa estiva, almeno per loro. In realtà oltre 23.466 docenti e dirigenti scolastici assieme a 6.000 unità amministrative da settimane stanno preparando il loro rientro a scuola. Oltre 207.000 marchigiani, di cui 30.400 i bambini delle scuole dell'infanzia e 63.800 quelli delle elementari, poi 41.500 andranno alle medie e 71.400 si sono recati alle superiori. Ma l'emozione più forte la provano coloro che per la prima volta varcano il cancello della scuola per iniziare una nuova avventura di vita, tenuti per mano da altrettanto, se non di più, emozionati genitori. A loro, insegnanti ed autorità, come di consueto, rivolgono un particolare saluto e messaggio in un giorno che non scorderanno mai per tutta la loro vita. Ho voluto essenzializzare in queste parole, bussare prima di entrare. Bussare prima di entrare nella vita delle persone, nella vita degli altri, che è così fragile spesso e così anche ricca di esperienze, è importante perché evidenzia il rispetto per l'altro, indubbiamente, e la grande dignità che viene loro riconosciuta. L'altro è importante in quanto ci consente di crescere. È un'ottima occasione oggi per augurare a tutte le scuole di Fano un buon anno scolastico, gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e io credo veramente in questo caso a tutta la città. Come di consueto, assessore e primo cittadino fanno tappa in luoghi significativi, oltre alla Padalino anche una puntata alla Gandiglio, che dopo la perdita del precedente dirigente accoglie un nuovo preside per incominciare un nuovo corso per tutta la scuola. Confesso che questa giornata mi emoziona sempre, mi fa tornare in mente quell'immagine indelebile del mio primo giorno di scuola da bambino e quindi mi sono sentito nel salutare i ragazzi questa mattina, nel fare gli auguri di buon anno scolastico, di suggerire di vivere questi momenti anche con leggerezza, con la giusta allegria ma con tanta voglia di curiosità, perché la curiosità ci spinge a approfondire, ci spinge a studiare, sapendo che però ci si vuole sempre, occorre sempre dedicare dell'impegno per tutto quello che facciamo. A seguire poi una visita a due istituti scolastici del territorio che ultimamente hanno subito interventi di riqualificazione ed adeguamento alle recenti normative in termini di sicurezza, il Nido Arcobaleno a San Lazzaro e la Scuola per l'Infanzia Zizzi a Sant'Orso.